prima giornata del convegno NILDE 2010, dopo i saluti istituzionali, Stefano Stabene, responsabile della biblioteca dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano, ha introdotto i temi del convegno con una riflessione sul ruolo che NILDE ha svolto in questi anni. NILDE, secondo Stabene, è stato non solo un utile strumento di lavoro, ma anche un modo per valorizzare la componente solidaristica di collaborazione reciproca della professione bibliotecaria. NILDE è un software online che è il servizio di document delivery, attorno al quale si è costituita una comunità di biblioteche, disposte a condividere le loro risorse bibliografiche, e questa è una parte importante, in spirito di collaborazione reciproca. Quindi vedete, non è solo indicato NILDE come strumento e come ideale sottostante, ma in qualche modo è stato dato anche una indicazione di quelli che sono, qual è la natura dei rapporti che si instaurano tra le biblioteche che aderiscono a NILDE. Mentre diciamo l'altro polo estremo, che è quello che possiamo definire idealista, vede non solo in NILDE uno strumento, ma anche vuole valorizzare di più quello che crea NILDE, mettendo in correlazione tra di loro delle biblioteche, ossia un modo nuovo di valorizzare una concezione solidaristica del nostro lavoro. Questa, che sembra una questione filosofica, in realtà incide anche sulle politiche bibliotecarie, perché se uno è della corrente deterministica, dice migliorando le procedure, le linee guida, quello che volete, migliora automaticamente il sistema, perché automaticamente migliora anche il bibliotecario, che non può fare che migliorare. L'altra corrente dice invece, no ragazzi, investiamo anche sul bibliotecario, perché un bibliotecario coinvolto usa al massimo anche gli strumenti tecnici che ha a disposizione. Gustavo Filippucci dell'Università di Bologna ha analizzato i dati relativi allo stato del network e la sua evoluzione nel tempo. L'analisi ha riguardato non solo il sistema degli scambi con gli indicatori di performance, ma anche altri argomenti, la diffusione delle strutture sul territorio, le aree disciplinari coinvolte e le prospettive future di un sistema che mostra delle criticità, ma anche degli evidenti fattori di crescita. È come un po' un quadro, una fotografia della situazione in cui NILDE oggi è, e poi con lo scenario nel quale si è mosso NILDE quando è nato, quindi con i fattori positivi e negativi, e poi prefigurando, intravedendo anche sull'esperienza di questi anni interessanti di collaborazione, come commentato, con Biblioteca e NILDE, quali sono, cosa si prefigura nel futuro, diciamo emergenze, necessità. Io direi che da qualche anno e ormai da questo momento in poi potremmo smettere di introdurre considerazioni di questo tema e cominciare a dire che in realtà in Italia si stanno affermando network virtuosi che fanno rete, che costruiscono partnership, per esempio con il CNB, che possono essere foriere di molte novità e che quindi possiamo guardare, non dico in positivo, ma se non altro iniziare una trattazione, una discussione, un esame della situazione partendo da questi elementi, diciamo, negativi. Siamo un network vuol dire che ha anche una diffusione che si, diciamo, più omogenea sul territorio nazionale. È stato divertente, o meno, il foglio in sé per elaborare, separare, sud comprende le isole, non potevo separarle, e vedere come se no, le biblioteche del nord facevano la fama da padrone. Beh, avete visto che hanno un forte incremento, ma se guardate l'ultima colonna alla vostra destra, vedete la crescita percentuale delle biblioteche del sud e delle isole, quindi evidentemente questa risposta è il primo indicatore che ci dice che stiamo diventando un network anche su base nazionale. Vincenzo Verniti dell'Università di Bologna, come coordinatore di ACNP, il catalogo nazionale dei periodici italiani, è intervenuto presentando la situazione del catalogo, primo e più importante strumento di interazione per NILDE. Sono state anticipate ai convegnisti le innovazioni tecniche e collaborative di ACNP e i progetti di modifiche sia grafiche che funzionali che verranno apportati al sistema. Allora, i numeri oggi di ACNP dopo la richiesta del contributo sono questi. Cioè noi abbiamo 1135 biblioteche che hanno aderito. Noi a questo punto dobbiamo necessariamente pensare a una versione grafica di ACNP per quanto riguarda la gestione. Cioè il programma gestionale di ACNP, che dura ormai da 20 anni, funziona benissimo, è un programma veloce, sulla rete per una situazione come quella delle biblioteche di ACNP svolge egregiamente il suo compito, perché un catalogo nazionale deve essere
deve mandare pochi pacchetti sulla rete, deve essere veloce, funziona bene, però purtroppo la tecnologia impone un rinnovamento e quindi noi non possiamo fare a meno di realizzare un'interfaccia grafica. E poi niente, cosa significa niente? Significa individuare insieme quelle funzionalità di uscita verso niente che possono essere inserite all'interno del programma gestionale. Adesso voi sapete che l'integrazione con Nilde avviene a livello di OPAC, no? Però se già a livello di gestione ci possono essere delle funzionalità che richiamano Nilde, vanno studiate, però io credo che sia una cosa molto utile e importante. Rossella Magno, della biblioteca dell'Istituto IMEM del CNR di Parma, ha parlato delle attività che all'interno del Comitato Biblioteche Nilde hanno svolto i componenti del gruppo cataloghi. Il gruppo si è costituito per rilevare le criticità che derivano dalla difficoltà di reperire i cataloghi. Particolare interesse è stato riservato all'approfondimento dei problemi legati alla catalogazione degli archivi istituzionali e delle pubblicazioni open access. Il gruppo cataloghi è nato all'interno di CBN di Nilde già nel 2006, perché ci siamo resi conto subito che c'era una criticità proprio nella distribuzione dei cataloghi all'interno dei cataloghi nazionali. Su 549 biblioteche, 130 erano fuori da ogni catalogo nazionale. E per noi è importante che tutte le riviste ad accesso libero siano catalogate e diffuse il più possibile. Molti enti governativi spingono i loro ricercatori a pubblicare su queste riviste e oltre ad avere la possibilità di far conoscere agli altri le loro ricerche, che è sempre importante, potrebbe anche diventare un po' un calmiere per gli abbonamenti invece commerciali. Elisabetta Tamburini dell'Università di Roma La Sapienza ha riportato ai partecipanti l'esperienza realizzata dall'Ateneo Romano attraverso la creazione di un gruppo di lavoro per la catalogazione dei periodici online. Nato con l'obiettivo di dare visibilità ai periodici elettronici attraverso il catalogo nazionale ACNP, il gruppo ha sviluppato un progetto pilota di document delivery centralizzato. Quello che vedete è il gruppo di lavoro per la catalogazione dei periodici online. Sono qui a raccontarvi un sistema bibliotecario sicuramente stato poco monitorato. È nata l'idea di collegare a questo sforzo, a questo lavoro importante, un servizio di document delivery. Abbiamo chiesto anche al CBN di Nilde e da qui insomma il contatto di cui parlava Stefano prima di aprire anche un account di Nilde, che anche questa era una cosa un po' singolare, forse che ancora non era stato fatto. Siamo ritrovati a riconoscere insomma le imprecisioni, a correggerle anche contestualmente sia nel catalogo ACNP e anche nella lista dei periodici elettronici che fornita dalla nostra biblioteca digitale. Nel pomeriggio Elena Bernardini della Biblioteca Centrale di Farmacia dell'Università degli Studi di Milano ha riportato i dati di un'analisi effettuata sugli scambi in Nilde tra il 2005 e il 2009. Secondo Elena Bernardini, i dati sull'incremento dell'attività delle biblioteche possono costituire un indicatore per gli amministratori nell'erogazione dei fondi destinati alle risorse informative. L'obiettivo dell'indagine svolta sui titoli scambiati dalle biblioteche Nilde si è focalizzato sul periodo appunto compreso tra 2005 e 2009 per capire se esista un core di riviste molto scambiate tra tutte le biblioteche del circuito e che sia un core da tutelare. Già stato detto più volte questa mattina, gli scambi dei documenti, la fornitura di documenti è in incremento costante dal 2005 ad oggi. Apparentemente si potrebbe pensare che l'aumento delle richieste sia dovuto all'aumento delle biblioteche, ma in realtà non è così. Tra il 2008 e il 2009 c'è stato un boom, un aumento della media di richiesta biblioteca e questo significa che non soltanto le biblioteche sono aumentate nel sistema, ma questo aumento delle richieste e delle forniture è dovuto al fatto che mediamente le biblioteche chiedono di più. I responsabili delle varie amministrazioni, degli enti, quando si mettono mano ai tagli, dovrebbero appunto prendere in considerazione queste informazioni, analizzare i dati prima di decidere tagli indiscriminati. All'apertura dell'assemblea sono stati presentati i dati del gestore ed il resoconto sulle attività del Comitato Biblioteche Nilde.
Silvana Mangiaracina della Biblioteca dell'Area CNR di Bologna ha sintetizzato l'attività del gestore NILDE, sia da un punto di vista tecnico che gestionale, illustrando i dati relativi agli anni 2009-2010. Quali sono le attività del gestore in questi ultimi due anni, 2009-2010? Allora, il gestore cura le helpdesk e le biblioteche, helpdesk che sia telefonico per email che per email, quindi dà supporto di ogni tipo, l'amministrazione del network, quindi risponde alle domande di prima istanza non tecniche sull'uso, sul funzionamento del software, gestisce in collaborazione con l'amministrazione del mio ente le sottoscrizioni e le fatturazioni. Francesca Brunetti per il Comitato Biblioteche NILDE ha poi parlato delle attività svolte dal Comitato negli anni dal 2007 al 2009. Lo scopo è stato quello di promuovere il funzionamento della rete, soprattutto attraverso il lavoro dei gruppi, ed essere propulsore della sua crescita. Oltre al lavoro sui cataloghi, alla creazione di strumenti informativi e alla promozione di NILDE sul territorio, il Comitato ha avuto come obiettivo anche quello di rendere il network attore della comunicazione scientifica, favorendo alleanze e collaborazioni esterne. Noi abbiamo lavorato dividendosi in gruppi, chiaramente siamo in 14, abbiamo fatto gruppi di lavoro sull'analisi dei dati, i cataloghi, i convegni, le licenze, il software, la promozione e la formazione. Questi gruppi erano orizzontali, molto aperti, c'è stata una grande circolazione del prossimo CBN che va nella direzione di far sì che NILDE, che ha avuto appunto questa evoluzione, sia un attore della comunicazione scientifica al pari dei consorzi delle biblioteche e che sia inserito, diciamo, al tavolo anche con gli altri attori della comunicazione scientifica. Con l'intervento di Paola Domina della Biblioteca Civica di Cologno Monzese si è voluto proporre ai convegnisti il manifesto Rethinking Resource Sharing. Nato nel contesto delle biblioteche nordamericane, il manifesto punta alla condivisione in ambito internazionale di obiettivi di notevole interesse biblioteconomico. Il manifesto ribadisce la centralità delle esigenze dell'utente e la necessità di ridurre al minimo le barriere all'accesso dei documenti. Nel suo intervento Paola Domina ha proposto alle biblioteche italiane presenti in sala l'adesione all'iniziativa. Il manifesto nasce la volontà di un gruppo di biblioteche americane con partner commerciali e specialisti nell'automazione delle biblioteche, tra cui OCLC, e nasce per affrontare i cambiamenti introdotti dalle innovazioni tecnologiche su tutte internet, quindi pensiamo ai servizi e-commerce, tecnologie open URL che di fatto hanno portato l'utente ad avere un accesso diretto ai servizi, quindi hanno mutato le esigenze dell'utente. Al termine dell'intervento è stata avviata la discussione del CBN in vista delle nuove elezioni. Il pomeriggio è stato dedicato al dibattito con i sottoscrittori NILDE. Alle domande poste dall'Assemblea il Comitato ha risposto con precisazioni sull'impegno che la partecipazione a questo organismo comporta. Silvana Mangiaracina ha aperto gli interventi di risposta ricordando l'esperienza professionale del lavoro di gruppo. Abbiamo cominciato a lavorare dal 2005 e in questi anni, secondo me, quello che forse è il valore più grande che può avere, insomma, lavorare dentro un gruppo come il CBN è di poter confrontarsi e di poter confrontarsi anche con realtà che sono diverse dalle proprie e cercare di mettersi nei panni degli altri, cioè imparare un punto di vista diverso dal proprio. Quindi per questo appunto io esorto a candidarvi nel CBN. Alcuni componenti del Comitato Biblioteche Uscente si sono poi soffermati sull'impegno lavorativo e sul valore di questa esperienza. Gustavo Filippucci ha spostato l'attenzione sul senso di responsabilità nel lavoro di biblioteca. Sono poi intervenuti Francesca Brunetti, Stefano Stabene, Elena Bernardini, Monica Ortolan e infine Paola Domina.